La prossima settimana riprende l'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Il 6 settembre, dopo la riunione del Comitato di Solidarietà, è convocata la seduta dell'Assemblea legislativa. Mercoledì 7 si riunirà la seconda commissione, urbanistica e trasporti, e giovedì 8 la quinta, ambiente. La Duia d'Or sta per compiere 50 anni e Asti si prepara a celebrarli dal 9 al 18 settembre. Il programma ufficiale della manifestazione, che comprende il Festival delle Sagre e il Salone di Vini Selezionati Duia d'Or, è stato presentato il 31 agosto a Palazzo Lascaris nel corso di una conferenza stampa. L'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale ha un nuovo numero verde che risponde all'800 81 1183. L'ufficio, che rappresenta un punto di accoglienza e informazione, è aperto da lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 15.30, il venerdì dalle 9 alle 12.30. Fa tappa nel municipio di Castelmagno, in provincia di Cuneo, fino al 18 settembre, la mostra del Consiglio regionale sugli ex voto. In esposizione immagini di quadri, gioielli, preziosi manufatti, risultato di una promessa fatta in cambio di una grazia. È dedicato agli itinerari della Via Francigena che attraversano il Piemonte il nuovo attascabile di Palazzo Lascaris. Il volume, in distribuzione gratuita presso l'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino, è arricchito da curiosità e consigli pratici. Prosegue collezioni minime a Palazzo Lascaris con il Museo regionale di Scienze Naturali. Nell'atrio di Via Alfieri 15 è esposta una selezione di preziosi volumi provenienti dal fondo Spinola della biblioteca del museo sui racconti di avventurosi viaggiatori in Europa tra 700 e primi dell'Ottocento. La biblioteca della regione è entrata a far parte del servizio SBAM, Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino, che mette a disposizione dei cittadini, gratuitamente, un patrimonio di circa 1,5 milioni di volumi presenti nelle 60 biblioteche civiche del sistema.